C'è una zona ingresso, diciamo, per la parte amministrativa, teoricamente. Poi lì c'è uno spazio più attrezzato a livello di assistenza, con un lettino, i contenitori frigo e tutto quello che viene stoccato, il materiale poi utilizzato per il prelievo dei tamponi presso le abitazioni. Tutto assolutamente nella massima sicurezza per l'operatore. Un'ambulanza per le emergenze ed un ambulatorio mobile, questi i due mezzi che la Misericordia di Arezzo ha messo in campo per tutti gli interventi in caso di sospetto coronavirus. Quindi l'unico obiettivo è il contenimento del contagio, del possibile contagio. Il primo mezzo è un camper sanitario, si tratta di un veicolo speciale per il monitoraggio domiciliare Covid-19 che entra in azione su attivazione della ASL. Qui dentro all'interno dell'ambulatorio mobile avviene la vestizione appunto in modo sterile, poi viene fatto il tampone a domicilio, quindi in casa del paziente o dell'individuo, viene portato giù il tampone. Viene fatta la svestizione al di fuori dell'ambulatorio mobile, il tampone viene riposto in questo frigo per essere messo a temperatura e per essere conservato e trasportato fino al luogo dell'analisi. Da un'ulteriore collaborazione tra Misericordia, ASL e associazioni di volontariato del territorio è nato poi anche un altro servizio, quello dell'ambulanza dedicata alla mobilizzazione di pazienti sospetti per coronavirus. In questa ambulanza partono autista e soccorritore che vengono chiamati dal 118 e quindi devono vestirsi lì proprio al 118 con appositi dispositivi di protezione individuale. Andiamo a prendere il paziente che verrà portato poi direttamente in malattie infettive, quindi limitando il più possibile il contagio con altre persone. E in malattie infettive poi avviene la svestizione e poi la sanificazione del mezzo come da protocollo.